La prima si intitola Radici. Radici. Impercettibile, il respiro del mio corpo si fa neve e nel vento affonda le sue radici, frantumate. Il vuoto diventa voragine, abisso in cui mi perdo ancora. Smarrisco le mie stelle, ma non dimentico il punto nel quale affuga la mia voce. Devo continuare con il micro. Ma già nella cioè questa secondo me si avverte cioè, un po' quello che vi dicevo prima, nel senso che cioè, questa sezione si rifà un pensiero di nostalgia, quindi c'è un continuo diciamo, susseguirsi di immagini contrarie, opposte, questa sorta di stabilità tra ricordi e nostalgie del passato, voglia di un futuro diverso. Quindi c'è questo gioco che poi caratterizza un po' proprio l'uomo moderno, secondo il mio avviso. E quindi diciamo era chiaramente ho deciso di metterla come prima. Sembra ecco, una poesia anche abbastanza, se vogliamo, pessimista, però in realtà io nascondo sempre, a mio avviso, un dettaglio che faccia comprendere di me una visione ottimista invece della realtà delle cose, dell'uomo.